Buongiorno dottor Alparone, siamo qui per la presentazione della nuova opera d'arte consegnata al San Gerardo di Monza. Grazie, buongiorno a voi. Io sono molto contento di aver ricevuto quest'opera perché è veramente molto evocativa, perché rappresenta l'unità, la grande anche fratellanza che si è creata all'interno della nostra azienda nell'affrontare questa emergenza che non ha avuto precedenti. I numeri della nostra azienda sono impressionanti dal punto di vista di quello che abbiamo affrontato insieme. Ripeto la parola insieme, ed è ben rappresentata da quest'opera che poi voi riprenderete davanti e dietro e che simboleggia un abbraccio, perché è quello che si è creato all'interno della nostra unità di crisi, che è l'organismo che io ho creato proprio per poter gestire giorno per giorno, un organismo che si è riunito, pensate, due volte al giorno per 60 giorni di seguito, sabato e domenica compresa, per affrontare che cosa? Un picco che addirittura è arrivato a 600 pazienti, un'occupazione di quasi l'80% dei posti letto ai nostri ricoverati Covid. Non abbiamo lasciato fuori nessuno, abbiamo accolto tutti, abbiamo accolto circa 340 persone provenienti da fuori provincia che non trovavano accoglienza negli ospedali delle zone più colpite, Bergamo, Brescia, anche Milano. Abbiamo gestito in complessivo oltre 1500 pazienti. Abbiamo avuto una situazione nella quale siamo arrivati a oltre 100 letti di posti di terapia intensiva, che penso sia in assoluto il numero, l'ospedale con più posti di terapia intensiva in tutta la regione Lombardia, e uno dei primi ospedali, penso, dopo Brescia in termini di numero di recuperati. Quindi uno tsunami vero e proprio, per cui l'unità di crisi ha dovuto giorno per giorno affrontare le conseguenze. Abbiamo quindi individuato nuovi percorsi, abbiamo gestito questo flusso in maniera emergente e impellente, smontando, diciamo, reparti che prima erano destinati a fare altre attività e ricollocarli e rimontarli per gestire le emergenze. Come vi dicevo, i numeri sono veramente importanti. Adesso piano piano, dal primo di aprile, le cose vanno verso una linea che si spera di normalizzazione. In questo momento abbiamo oltre 205 pazienti ricoverati, di cui 180 a Monza e una ventina ancora ad Esio. Pensate che quando vi parlavo di 600 erano circa 470-480 a Monza e 130 ad Esio, e piano piano stiamo aumentando adesso il numero delle nostre sedute chirurgiche per ricominciare a fare quegli interventi, prima i più urgenti, che avevamo dovuto sospendere a causa dell'emergenza Covid. Quindi un ritorno alla normalità, ma che io ho voluto in condizioni di totale sicurezza. Quindi non c'è un'urgenza di ripartire se non vengono assicurate le condizioni di sicurezza totale sia per i nostri pazienti, ma anche per i nostri dipendenti. Considerate che noi avevamo già prima che partissero i test sierologici, che sono quelli che sono partiti adesso un po' a tappeto sia sui dipendenti sia sulle persone del territorio, noi avevamo già sottoposto a test tutta una categoria di dipendenti asintomatici, di coloro che non avevano febbre o sintomi, ma che noi, per condizioni di sicurezza e dei pazienti e dei dipendenti, abbiamo voluto sottoporre, che sono circa 1500 dipendenti, quindi un numero molto importante se si considera. E siamo partiti proprio da quelle categorie che erano più esposte, cioè quelli che avevano a che fare con i pazienti più fragili, quindi ematologia, oncologia, cardiologia, nefrologia, neurologia, anche le sale parto, anche l'ostetricia e la pediatria, e poi tutti i dipendenti che fuoriuscivano dai reparti che gestivano pazienti Covid positivi per ritornare nei reparti originali. Devo dire che è stata un'esperienza che ci ha profondamente segnato, ma anche migliorato. Quindi, perché ripeto, il senso di fratellanza che quest'opera evoca è quello proprio che si è creato all'interno della nostra unità di crisi. Oggi è il primo giorno della fase 2. Quali sono le parole chiave per ripartire in questa seconda fase? Un po' glielo ricordavo: sicurezza. Noi abbiamo creato dei corridoi di ingresso separati, a seconda che l'ingresso arrivi da pronto soccorso,
per i pazienti ambulatoriali, per i pazienti che devono fare il ricovero. Ognuno, per ognuno di loro c'è un protocollo e una verifica di accertamento delle condizioni cliniche. Oggi per esempio siamo partiti dall'aumentare progressivamente l'attività ambulatoriale e a tutti i cittadini che erano in ingresso per le attività ambulatoriali, oltre al controllo della temperatura, abbiamo anche somministrato un questionario per capire se le condizioni cliniche erano, diciamo, stabili o c'era un sospetto per il quale fosse, diciamo, necessario fare una verifica un po' più approfondita. Quindi la parola, io lo direi veramente, la parola chiave per noi è riprendere sì, ma in sicurezza totale. Grazie da MB News.